Oggi è tutta una corsa. Ben ritrovato, avvocato. Allora, abbiamo detto, è ormai di uso comune da parte di tutti, addirittura anche i nonni adesso utilizzano i social, postano le foto. Peccato che ogni tanto si postano delle foto in cui ci sono altre persone e non chiediamo il consenso a queste persone. Quindi le chiedo, si può fare? Beh, in teoria non si potrebbe fare perché la legge lo vieta. Se manca il consenso non si può pubblicare una foto che ritrae un altro soggetto. Però ovviamente nel caso in cui c'è il silenzio, l'assenso silenzio è come assenso. Se ci fosse appunto. Quindi la legge prevede che nel momento in cui si pubblichi una foto che ritrae un altro soggetto ci sia una lesione di diritti importantissimi, come il diritto alla riservatezza, che è un diritto costituzionalmente garantito, che cerca di preservare, di tutelare il soggetto dall'ingerenza pubblica. Ma c'è anche un altro diritto, che è il diritto all'immagine, che è un altro diritto molto importante, è un diritto personalissimo ed è un diritto che non può essere ceduto. E poi addirittura ci può essere la lesione del diritto d'autore, qualora si dovesse pubblicare per esempio un video che è stato realizzato da un altro soggetto. Tutto questo comporta una lesione di un diritto, ma può provocare, ecco, un danno al soggetto qualora non ci sia il consenso. Però c'è un piccolo particolare, Monica, perché nel caso in cui ci dovesse essere il consenso alla pubblicazione di una foto, può anche darsi che la pubblicazione arrechi un danno all'onore e alla reputazione del soggetto, per cui anche se si è dato il consenso, si è prestato il consenso, però può, ecco, arrecare un danno. Quindi ci si può rivolgere a un giudice. Altra cosa accade nel momento in cui, non essendoci il consenso, per esempio c'è la necessità di pubblicare la foto che ritrae un soggetto perché tutto ciò provoca un interesse pubblico all'informazione, per cui anche se non ci dovesse essere il consenso c'è da soddisfare l'interesse di tutti noi ad essere informati. Altra cosa accade nel momento in cui c'è pubblicazione di una fotografia che ritrae un personaggio pubblico. Ovviamente si affievolisce quello che è il diritto alla riservatezza, soprattutto se il personaggio pubblico dovesse partecipare ad una manifestazione pubblica. Però in linea di principio il consenso bisognerebbe prestarlo e bisognerebbe anche verificare se ci sia stato un danno alla reputazione, all'onore della persona. Si può chiedere il risarcimento del danno o il prezzo, diciamo, di quello che in realtà dovrebbe essere dato nel momento in cui appunto ci fosse, diciamo, un piccolo danno provocato o anche un furto d'identità. Io ringrazio molto l'avvocato Cataldo Calabretta, spero prima o poi di approfondire questo assolutamente argomento, anche perché è un argomento molto complicato.